Grazie l'onorevole Alessandro Pagano, ringrazio soprattutto la signora Mariam Rajavi per la sua presenza qui, è un grande onore ed è una presenza estremamente significativa, la sua leadership riconosciuta e di presidente eletto è certamente un esempio per come l'Iran ha dove guardare per il suo futuro, è un paese che sa, ha le persone, ha le capacità, ha anche la cultura per poter guardare un futuro di libertà e di rispetto dei diritti civili, che certamente è esattamente l'opposto di quello che realizza il regime di Teheran di questi tempi. Ed è anche estremamente importante la presenza di tutti, in particolare dell'ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata, ex ministro degli esteri. Riconosco la presenza di altri, oltre a coloro che sono già stati presentati, dell'onorevole Dario Rivolta, dell'onorevole Marco Perduca e di altri che sono qui a testimoniare la vicinanza con ciò che rappresenta la signora Mariam Rajavi e i rifugiati di Camp Ashraf, ora di Camp Liberty. Oltre, molte cose sono state dette, per cui non le ripeto, ma le persone uccise, tutti privati dei loro più elementari diritti, dei loro proprietà, di ciò che si erano costruiti in tanti anni a Camp Ashraf. E la responsabilità, e mi duole dirlo a me, che mi sono sempre ritenuto amico degli Stati Uniti d'America, c'è una responsabilità molto precisa del governo degli Stati Uniti, l'attuale governo degli Stati Uniti, che non ha tenuto fede agli impegni assunti nel 2004 a seguito del passaggio del controllo di quell'area al governo iracheno. È una situazione incresciosa e nuoce sicuramente alla libertà nel mondo e nuoce al prestigio degli Stati Uniti. Credo che su questo dobbiamo continuare a vigilare, perché è solo l'attenzione internazionale che può dare tutela ai rifugiati di Camp Liberty. Veramente dobbiamo trovare il modo di superare questo muro di silenzio. E concludo manifestando il pieno sostegno all'azione encomiabile condotta da Mariam Rajavi e dalla sua organizzazione estremamente efficiente, estremamente impegnata in tutta l'Europa. Sono stato a incontri con decine di migliaia di iraniani in Europa, ordinatissimi, gentilissimi e pieni di entusiasmo e di voglia di lavorare per la libertà del loro paese sulla base dei 10 punti indicati dalla signora Rajavi, che spero siano davvero il futuro di un Iran libero e che non rappresenti un pericolo, ma rappresenti una grande risorsa per tutta l'area e per tutto il mondo, per la sua straordinaria tradizione di civiltà e di umanità. Grazie.